Non è passato molto tempo da quando si sono concluse le celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Tale evento sembrerebbe aver rafforzato in ciascuno di noi quel patriottismo di cui spesso noi, cittadini del bel paese, difettiamo. Da un po' di tempo però molti di noi possono affermare di sentirsi un po' più italiani e forse anche un po' più orgogliosi di essere tali. Non sembra un caso quindi che proprio in questo particolare momento storico, caratterizzato tra l'altro da una grande crisi radicata e da un diffuso senso di disorientamento nei riguardi di un futuro dai contorni incerti, si cerchi di cementare lo spirito identitario ed il senso di appartenenza al nostro paese. Perché quindi non cominciare dai più piccoli, utilizzando quanto c'è di più patriottico e raffigurativo in un paese, ossia l'inno nazionale? E quanto prevede un provvedimento messo a punto in Commissione Cultura alla Camera e che presto potrebbe essere sottoposto all'Aula di Montecitorio. L'inno di Mameli è obbligatorio nelle scuole, più che probabile il via libera, visto l'ampio consenso dei gruppi parlamentari. Ciononostante, la proposta sta già scatenando il dibattito tra i politici, contraria soprattutto la Lega. Ma la proposta di legge, redatta dall'onorevole del PDL Paola Frassinetti, ha riscosso anche tanti favori. Tra i favorevoli si schiera il sindaco di Qualiano Salvatore Onofaro, che entusiasta della proposta ha già invitato in via anticipativa tutti i dirigenti scolastici della città a considerare la possibilità di dedicare un giorno a settimana al canto, negli atri degli istituti, dell'inno nazionale. Abbiamo proposto di inserire nel programma scolastico lo studio dell'inno di Mameli, non solo, anche la disponibilità a cantare un po' tutti assieme l'inno di Mameli una volta a settimana, anticipando un po' quello che è la richiesta del governo, la proposta di legge del governo, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni di Bossi. Noi pensiamo che la voglia di essere italiani, il coraggio di essere italiani, il valore di essere italiani vada insegnato e vada lanciato come dalla tenera età. Quindi abbiamo anticipato un po' quello che il governo ha in atto di fare. Ogni singola tappa della storia del nostro paese è la storia di ognuno di noi. Il lavoro quotidiano di docenti e dirigenti dimostrano come stia sempre più radicandosi questa attività nella dimensione scolastica, sostiene Onofaro.